pieno recupero, è proprio il tuo unico intervento della serata, ma insomma che tiro è stato? Perché sei dovuto arrampicare sulla traversa. Sì, è stato un tiro inaspettato perché comunque ha calciato da lontano, la palla ha preso uno strano effetto, si era impennato, poi era anche difficile perché era al filo proprio con la traversa, quindi mi è andata bene, dai, diciamo. Sei contento di questo pareggio? Contento sì, perché comunque non abbiamo buttato un punto, però era meglio portare a casa i 3 punti, però guardando anche le altre squadre, i risultati loro, quindi possiamo ben sperare del salire nella classifica. Secondo te perché nel secondo tempo il Pescara ha fatto meno bene rispetto ai primi 45? Sicuramente un po' di stanchezza c'era, perché comunque abbiamo lavorato, abbiamo giocato comunque ogni 3 giorni, quindi un po' di stanchezza c'era. Poi anche un po' il campo, se la vogliamo dire, un po' più pesante, però alla fine abbiamo retto comunque bene. Ti chiedo una cosa, perché nel secondo tempo avevi il muro biancazzurro alle tue spalle, dei tifosi. Che effetto fa avere una curva così calda dietro? È un bellissimo effetto, perché ti danno il giusto sostegno e si fanno sentire sempre presenti, quindi è una grande, come posso dire, una grande curva. Ti chiedo l'ultima cosa prima di salutarti, da quella giornata con l'Olbia in casa è passato più di un girone d'andata e sei stato titolare inamovibile sempre dopo l'infortunio di Gennaro. Se qualcuno in estate ti avesse detto guarda, giocherai 20-30 partite titolare con la maglia del Pescara e sarai convocato in nazionale, a proposito, complimenti. Grazie. Che cosa ci dicevi? No, sicuramente avrei detto non è possibile, perché abbiamo iniziato il ritiro che c'era Vincenzo, quindi già lì i miei sogni, come posso dire, i sogni di giocare erano un po' bassi. Poi nella sfortuna di Raffa ho avuto le mie possibilità e me le sono sapute tenere bene. Nazionale? Nazionale, bellissima esperienza, e li ringrazio e spero di dare il mio massimo in questi giorni.